Radio California presenta Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Il gatto e la volpe. Se ci ascolti per un momento capirai. In diretta Marco Tontodonati e Luca Teseo. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. E che Tontodonati dimentica spesso che sì, la radio adesso è anche su internet, quindi mi parla questa maledetta webcam, le due webcam che con io noi sì. Non la sopporto più questa. Allora, webcam. Caro Marco, tu hai caro già Luca. Provveduto a questa cosa? Allora, io ho provveduto qualche anno fa, esattamente 17-18 anni fa, però la cosa è andata male. E ti sì, è andata male. Io sono felicemente divorziato da molti anni. I fatti tuoi. No, no, divorziato, okay. Ma già da 15 anni, insomma, quindi certo. Parecchi anni fa. Poi, sì. Insomma, da 10 anni ho una nuova compagna e quest'anno. Ti do questa notizia in anteprima, sì. Poi la do anche ai amici degli ascoltatori, come diceva mai buongiorno, ho intenzione di sposarmi. Oh, ti posso dare però un non in chiesa perché non posso ti do naturalmente. Un consiglio. Ecco, dove mi sposo? Eccolo qui. Mare, sapore di mare. Dovrei sposarmi già nell'acqua. No, già ti vedo arrivare col moscone con Marco Papa e Vincenzo Rivieri da una parte. No, naturalmente tu sarai il DJ ufficiale della radio. Assolutamente, mi metto lì con faccio l'angolo cozze e vongole. No, scherziamo, perché allora, Pescara sì. È... Io non stavo scherzando, io mi devo sposare davvero. Però. Sono fatti tuoi. È la prima città in Italia che può fare no, una cosa. No, no, non in Italia, non credo. In Abruzzo sì, sicuramente. Chiediamolo direttamente all'assessore Sandra Santavenere in collegamento. Eccola. Bentrovata. Sì, ragazzi, bentrovati. Mi allora. State davvero facendo lietare con questo preambolo davvero simpatico. Allora, no, magari fossimo stati i primi pionieri. Comunque in Abruzzo siamo i primi. Ecco, in Abruzzo siamo i primi, sono ancora pochi comuni in Italia che hanno, diciamo, avuto questa, come dire, questa apertura verso queste coppie che giustamente per vari motivi non possono celebrare matrimonio in chiesa e quindi dare una location un po', come dire, attrattiva anche per quel giorno più bello, insomma, si spera, no? Della propria vita. È una cosa bellissima, noi... assessore, avete avuto un'idea sono fantastica. Sono contenta. Però qualcosa di positivo la facciamo, insomma. Però ci sono anche dei però. Ci sono anche dei però. Allora, però. Prima di tutto il costo. Allora, ma diciamo tanto, quanto, ma tanto, allora, quanto costa, ma tanto se cosa. Vedi Striscia la Notizia, paghi pure ma... in chiesa. No. Anche in questo abbiamo tenuto conto del momento e siamo in una tariffa abbastanza bassa rispetto agli altri, quindi abbiamo stabilito una tariffa di 600 euro per tutti e per i nostri residenti, quindi per i pescaresi 500. Quindi 500. Quindi mantenendoci e cosa offrite però? Cioè 500 euro? Cosa noi diamo ovviamente tutto il lavoro, innanzitutto che c'è stato dietro per poterlo fare non è stato facile per arrivare, insomma, a strutturare questa cosa. Un gazebo, un camminamento che permetterà quindi di arrivare al posto più vicino, insomma, sulla battigia. E sedie e poi ovviamente la postazione per gli sposi, i testimoni. E quello che noi abbiamo voluto comunque dare la possibilità di allestire secondo poi il proprio gusto e le proprie possibilità economiche, quindi questo gazebo, un gazebo molto minimale che potrà essere trasformato come meglio vorranno, potranno appunto gli sposi e quindi per noi è sembrata, insomma, essere una soluzione ottimale perché comunque penso che ognuno possa, come dire, esprimere il proprio gusto in una location che è davvero particolare, poi insomma è una bellezza che Pescara ha e quindi perché non fare una cosa così bella appunto proprio sulla spiaggia. Sì, però assessore, solo un punto di una spiaggia di Pescara è dove? Allora il punto sarà quello della Madonnina, quindi accanto, quindi quell'area che non è appunto, che è inibita la balneazione. Sì.
quindi solo per scopi radioterapici, e pertanto quindi a noi è dato la possibilità di poter realizzare questo progetto, che non avrà quindi un impatto ambientale perché la struttura è molto, non è fissa innanzitutto, è poi molto semplice. E questo perché? Perché non è semplice celebrare matrimoni in luoghi che non siano quelli istituzionali, cioè della casa comunale. Noi sì, abbiamo fatto una riflessione dal punto di vista quindi giuridico, perché noi siamo partiti ovviamente da un DPR, dell'articolo 3 di questo DPR 396 del 2000, che ha dato la possibilità ai comuni appunto di istituire uffici separati per appunto lo stato civile, quindi per la celebrazione dei matrimoni attraverso appunto delibera di giunta. E quindi poi c'è stata anche una circolare del Ministero dell'Interno che ha affrontato quindi questo tema dal punto di vista dell'evoluzione del costume e della società, perché prima il matrimonio quindi in tutta la sacralità veniva visto quindi in un ambiente appunto solenne, istituzionale, ma si è fatta anche una riflessione, lo stesso Consiglio di Stato al quale è stato chiesto parere da parte del Ministero dell'Interno, di dare comunque importanza alla realizzazione della persona, che è un principio costituzionale, e quindi dare la possibilità ai coniugi, diciamo, di scegliere un luogo ottimale che ovviamente abbia comunque, certo, delle caratteristiche storiche, ambientali, diciamo, particolari, che ovunque si possa fare. Mi scusi se la interrompo, però volevo sapere, siccome la notizia insomma ha girato poi sul web, è stata iper condivisa, volevo dire se già qualcuno ha iniziato a farvi delle domande, hanno iniziato, che so, a prenotarsi, siamo sommersi. Sì, telefonati, infatti gli uffici hanno qualche difficoltà stamattina, davvero è stato difficile, e quindi noi adesso penso che 15 giorni, perché ovviamente la giunta ha approvato quindi il progetto quindi votando la delibera, adesso appunto gli uffici dovranno avere quei tempi necessari per completare quindi tutte le autorizzazioni, quindi penso che fra 15 giorni noi saremo in grado proprio di iniziare a rispondere appunto a tutte le varie domande, e quindi iniziare anche a prendere delle prenotazioni. Sai Marco, volevo dire Marco, io già mi vedo questo che so, ogni tanto magari Enzo Miccio sulla nave delle parti della Madonnina, così a mettere i petali di rose con Wendy Planner e quant'altro. Allora, a me piace tanto questa cosa. Io spero che voi troviate qualche altro punto, perché magari davanti la nave di Cascella magari forse più carino, cioè ci sono anche altri punti più belli. Beh, più anche perché lì nel bagnasciuga, cioè bisogna dare una al primo scagnetto sarebbe la famosa. Allora ragazzi, il nostro diciamo faro è sempre la legge, quindi è ovvio, certo, che non è possibile ovunque, proprio perché la legge ci indica il luogo alternativo, deve essere un luogo di pertinenza di un ufficio comunale, quindi ci deve essere comunque una struttura al quale si fa riferimento come pertinenza, diciamo, strutturale quindi al luogo dove si fa la celebrazione. Infatti noi abbiamo istituito un terzo registro, quindi di stato civile, presso il Museo del Mare, quindi quel tratto di spiaggia è pertinente a quella struttura, quindi è ovvio che noi siamo legati quindi dalla legge, da questo paletto, e altrimenti poi alleggeriamo la cosa, difficoltà. Poi amministrazione è particolarmente legata a una cosa, no? Che è lì vicino, quindi vuoi mettere la navicascella, ecco, con il ponte del mare che sta lì. Proprio il ponte del mare. Nelle fotografie poi. Infatti noi abbiamo pensato anche a questo, perché lì proprio nel tratto della Madonnina c'è lo sfondo del trabocco, ma anche appunto del ponte, quindi come dire, è davvero suggestivo, c'è il massimo, no? Della nostra Pescara, e come dire, saremo visibili in tutto il mondo, quindi qualcuno potrà cogliere questi elementi caratterizzanti che ci fanno insomma onore, no? In attesa di quello del cielo, però quella sarà un'altra storia. Allora abbiamo detto intanto noi ci muoviamo per tappe. Sì, 500 euro. 500 allora. Euro, Luca, 500 è come, euro, è come euro. Diceva Totò, che comprende Vitto, lavatura in biancatura e stiratura. Vitto, lavatura in biancatura e stiratura. Tutto compreso.
Bene, ringraziamo l'assessore. Grazie assessore, grazie, per averci grazie spiegato meglio questa cosa. Grazie. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie anche a voi. Ci vediamo, buona serata, grazie. No, è bello che quando chiudiamo queste chiamate fammi capire. Tu dove sogni di sposarti? Ma non ci pensi. Ma proprio minimamente. Ma io invece ci devo pensare. A luglio ho deciso anche la data. Sarà il mio. Cosa stai compilando? Sarà il DJ ufficiale della serata. Vabbè, cioè, mi dici che ti devo fare il regalo. Però io ho 500 euro. Ma devo dare 500 euro al comune? Eh sì. Ma io vorrei sposarmi nel mio stabilimento balneare. E fallo lì. Qual è? Ma poi chi mi dice? Cioè, come funziona? Perché chi ti controlla? Ma scusa, ma se piove? Se piove c'è il gazebo, hanno messo il gazebo. Già me l'immagino il gazebo. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare. È colpa del mare, del cielo e del mare. Sento che sto lasciandomi andare. Questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. California ha presentato Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Il gatto e la volpe. Se ci ascolti per un momento capirai. In diretta Marco Tontodonati e Luca Teseo. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società di noi, di vuole fiar. Il Gatto e la Volpe, in collaborazione con Park Hotel Villa Immacolata e Centro Benessere Le Plaisir. La cornice ideale per realizzare il sogno del giorno più bello o per allestire meeting e congressi. A due passi dal mare e dalla montagna, tra sapori, profumi e benessere. Park Hotel Villa Immacolata e Centro Benessere Le Plaisir. Strada Comunale San Silvestro, Pescara. ALS, nata dal felice connubio tra novità ed esperienza, tra originalità e saggezza. Il nuovo studio affacciato sul mare a Francavilla propone ogni genere di taglio, acconciatura e colore, da quelli classici a quelli più creativi. Qui puoi dedicarti anche a momenti di piacevole relax grazie al centro estetico. Marinella e Alessandro, tradizione e innovazione, un duo perfetto per ogni stagione. Il gruppo di agenzie Eurotour di Pescara è specializzato da più di 20 anni in viaggi di nozze. Qualità, efficienza e prezzi competitivi sono i nostri punti forti. Il viaggio di nozze è un viaggio importante e noi siamo pronti a sostenere i vostri desideri e necessità. Per tutte le info www.eurotour.it. Per vivere la notte, Schilling Night Club. Schilling, ex Prestige, in via Lago di Como a Montesilvano. Osteria della Musica, All That You Want. Vieni a trovarci e scoprirai tante novità. Osteria della Musica, via 420 72, Cepagatti. Ristorante Braceria Umberto I. Ti aspettiamo con la tradizione che si rinnova. Per tutte le info seguici su Facebook.